Buon pomeriggio, buon pomeriggio, eh, giovedì eh, 13 settembre, ben ritrovati con InfoStudio. Sette avvisi di garanzia sono dunque il risultato di, mh, di meno di un mese di indagini, in sostanza sono trascorsi eh, esattamente 24 giorni e eh, diciamo che dopo 23 perché ieri sera sono arrivata la comunicazione di queste informazioni di garanzia sono arrivati i primi concreti passi della procura di Castrovillari per l'inchiesta della tragedia delle gole della Canella. L'inchiesta della Procura di Castrovillari sulla tragedia delle gole del torrente Raganello a Civita, nella quale il 20 agosto scorso morirono 10 persone, 9 escursionisti ed una guida, registra il primo significativo passo con l'emissione di sette avvisi di garanzia nei confronti dei sindaci di Civita, Alessandro Tocci, San Lorenzo Bellizzi, Antonio Cersosimo e Cerchiara di Calabria, Antonio Carlomagno, del presidente del Parco Nazionale del Pollino, Domenico Pappaterra, del dirigente dell'Ufficio Biodiversità dei Carabinieri, Forestali, Gaetano Gorpia e delle guide Giovanni Vanceri e Marco Massaro. Tutte persone che secondo il Procuratore Eugenio Facciolla avrebbero avuto responsabilità, a vario titolo, nella mancata applicazione delle misure e degli interventi preventivi che avrebbero potuto evitare la tragedia. I reati che vengono ipotizzati sono omicidio colposo, lesioni colpose, inondazione colposa ed omissione di atti d'ufficio. I provvedimenti sono stati emessi in considerazione degli atti istruttori irripetibili che devono essere effettuati a breve termine e per i quali gli indagati hanno il diritto di essere rappresentati legalmente sul piano tecnico con la nomina di loro periti. Secondo quanto ha spiegato Facciolla, la Procura di Castrovillari è impegnata al massimo per dare una risposta di giustizia il più possibile rapida ed efficace a quello che è avvenuto e che ha definito una tragedia evitabilissima. Il magistrato ha voluto anche sottolineare come l'inchiesta si stia avvalendo delle migliori competenze tecniche che la Calabria possa offrire. I nove escursionisti morti nelle gole del Raganello provenivano da quattro regioni diverse, Puglia, Lombardia, Campania e Lazio. Insieme a loro perse la vita Antonio De Rasis, 32 anni, una delle guide più esperte del Raganello nell'accompagnamento dei turisti in una delle aree più suggestive della nostra regione. Le vittime furono sorprese da un violento temporale e dalla conseguente ondata di piena del torrente che si trasformò in una trappola mortale. Sin da subito era apparso evidente che quel giorno venne sottovalutata l'allerta gialla che era stata diramata dalla protezione civile e che avrebbe dovuto consigliare la sospensione delle escursioni. Furono, ed è questa la convinzione degli investigatori, commessi errori ed omissioni. Lo stesso capo della protezione civile Angelo Borrelli si mostrò stupito scoprendo dell'assenza di informazioni e di un sistema di controlli di accesso all'area. Per far luce sulle responsabilità, la zona è stata battuta palmo a palmo dal team di esperti nominato dalla Procura a monte ed a valle dell'area della tragedia ed esaminando tutti i punti di accesso alle gole e nel frattempo è emersa anche la confusione burocratica sull'attività escursionistica nelle gole del Raganello, una zona molto vasta che ingloba i territori di ben quattro comuni, tutti ricadenti nel parco del Pollino. L'accesso al torrente è disciplinato solo da alcune vecchie ordinanze comunali oramai inadeguate perché risalenti a quando a frequentare le gole erano solo gli abitanti della zona e pochi altri appassionati. Mentre negli ultimi vent'anni la fama del posto, diventato una delle principali mete turistiche della zona del Pollino, è cresciuta e con essa è vertiginosamente aumentato il numero dei visitatori e sono fiorite associazioni che per anni si sono occupate di accompagnare i turisti nelle passeggiate senza che ne venissero verificate le competenze. Una condizione che è durata fino al 20 agosto scorso e che quel giorno ha subito una brusca, tragica interruzione. A Cosenza, nei pressi dell'Oasi Francescana, è stato trovato il cadavere già in avanzato stato di decomposizione di un uomo. Potrebbe trattarsi, ma sarà l'autopsia ad accertarlo, di un clochard di nazionalità eh, polacca. E fra l'altro, proprio il fatto che si trovasse nei pressi dell'Oasi Francescana, struttura che eh, accoglie poveri, diseredati di, di varie nazionalità, compresi anche molti dell'est europeo, molte persone dell'est europeo avvalora indagini, nelle indagini diciamo, la possibilità appunto che si possa trattare di questa persona. Era nei pressi dell'ex cartiera Bilotti in via Romualdo Montagna il corpo di quest'uomo sul quale adesso la Procura di Cosenza ha ordinato l'autopsia tre Kalashnikov ed una carabina in un tubo di plastica li hanno trovati i carabinieri in una contrada di Caraffa del Bianco e soprattutto in un terreno di proprietà di Antonio Zangari, 50 anni che è stato arrestato con l'accusa di detenzione armi clandestine. I Kalashnikov e la carabina sono, li vedete sul tavolo appunto del eh, della stazione dei carabinieri le armi erano tutte in ottimo stato di conservazione, ovviamente come succede in questi casi saranno sottoposte ad analisi balistiche. A Gioiosa Ionica due auto di proprietà di altrettanti familiari del consigliere comunale del, del PD che è minoranza a Gioiosa Ionica, Tito Greco Tito Greco però vive a Locri, sono state distrutte da un incendio le cui cause non sono state ancora accertate, sono i veicoli di proprietà rispettivamente della madre e del fratello del consigliere comunale che erano parcheggiati, uno vicino a l'altro naturalmente eh, a poca distanza dall'abitazione di famiglia e che sono andate completamente distrutte nel Rogo. La protesta della scorsa settimana frutta un incontro che si terrà il 26 settembre prossimo a Roma per la situazione del Marrelli Hospital, riprese con una forte crisi finanziaria a causa dei tagli del budget che rischia di dover sospendere tutte le attività assistenziali fino al 31 dicembre prossimo. La convocazione segue gli incontri col sottosegretario alla Salute Fugatti e col capo di gabinetto del ministro Grillo Alfonso Celotto. Fugatti fra l'altro qualche mese fa si era estate già un mese, poco più di un mese fa aveva visitato la struttura sanitaria. Le difficoltà in cui versa la clinica nei giorni scorsi avevano portato i dipendenti, e ne state vedendo alcune immagini, alla protesta dell'intero gruppo imprenditoriale crotonese ed a scendere nuovamente in piazza, occupando fra l'altro anche la sede dell'ufficio del commissario eh, alla sanità a Catanzaro e presidiando quello dell'azienda dell sanitaria di Crotone. Spezziamo adesso con lo spettacolo, diciamo così, questa parte un po' più gravosa naturalmente del telegiornale per il tenore delle notizie riferite. Spettacolo perché a Catanzaro, ma si tratta anche di una manifestazione ora socialmente rilevante nella fine estate, inizio autunno del capoluogo di regione, in corso settembre al parco, stasera la terza serata, attesa per i concerti di Eugenio Finardi in programma domani e soprattutto quello più atteso senza che gli altri se ne dolgano, insomma è quello di, di Noemi. Ieri sera è stata la volta degli Avion Travel, il gruppo eh, di una volta era famoso Peppe Servillo, poi Tony lo ha surclassato con l'interpretazione da Oscar in La Grande Bellezza, ma comunque Peppe Servillo, che si era affermato prima del fratello nel 2000, aveva vinto il festival di Sanremo e i suoi amici sono tornati insieme, perché negli ultimi anni eh, molte cose sono, sono cambiate, o ciascuno ha scelto anche attività... Eh, sempre musicali ma diverse, non di gruppo, poi l'anno scorso la morte a marzo del 2017 del chitarrista storico Fausto Mesolella ha fatto decidere tutti per una nuova esperienza in eh, studio, eh, fra l'altro sì, hanno, eh, hanno pubblicato altri due album dal 2003, gli Avion Travel, ma si trattava di album omaggio, come ricordiamo, nel servizio. Il raffinatissimo pop jazz degli Avion Travel ha coinvolto a Catanzaro il pubblico a corso numeroso al Parco della Biodiversità per la seconda serata di settembre al Parco. Un viaggio malinconico ed appassionato quello offerto da Privé, album che arriva dopo 15 anni di esperienze parallele o diverse da parte di alcuni dei componenti che hanno rarefatto l'attività della piccola orchestra, come si considera e si chiama per esteso la banda guidata dalla voce di Peppe Servillo, che dopo poco mossi gli altri bacini del 2003 si era cimentata in studio solo per omaggiare Paolo Conte nel 2007 e per fare la stessa cosa con le musiche di Nino Rota due anni dopo. La scomparsa un anno e mezzo fa del chitarrista Fausto Mesolella è stata tra i fattori che hanno ricompattato il gruppo, che come al solito ha offerto un repertorio elegante, un modo di stare sul palco garbato, nessun effetto speciale eccetto il gioco di luci servito a far risaltare i singoli componenti. Dormi e sogna e sentimento, brano col quale si affermarono nel 2000 al Festival di Sanremo, erano ovviamente i motivi più attesi dal pubblico, che ha però scoperto anche le doti attoriali di servillo, che ha anche recitato col fratello Tony in passato e di cui è nota la complessa e cangiante mimica facciale. E gli avion hanno vissuto alterne vicende piacevoli, dolorose. Ognuno di noi ha dato vita ad altri progetti. Dopo più di dieci anni ci siamo ritrovati con un disco di inediti, Privé, che è stato pubblicato a maggio e che suoneremo integralmente stasera, insieme a parte del repertorio storico, che il pubblico che ci viene a far visita si aspetta di ascoltare. Lo speciale scenario del Parco della Biodiversità ha particolarmente colpito Servillo, specie al momento delle prove pomeridiane, quando l'area era ancora un'oasi per famiglie e bambini ed un luogo straordinario da godere dal punto di vista naturalistico. Noi prima eravamo a fare le prove, c'erano ovviamente poche persone, i bambini che giocavano, io così, senza retorica, mi è venuto spontaneo dire: Guardate, che questo è un posto, ma veramente molto, molto bello. Eh, si sa che nelle città i polmoni verdi aiutano a vivere, aiutano le persone ad incontrarsi, quindi a favorire le relazioni fra le persone, a dare un tempo di, di svago per le famiglie. Quindi eh, sono posti molto importanti. Che poi in posti così si facciano anche delle manifestazioni musicali, culturali, artistiche. Eh, per noi è una gran, è una gran fortuna. Non sospetterò d'amare lei, tra cindici di numerose femmine. L'anima che domanda domanda, sproppa che sul corpo segna un mondo di dividine. Di. e Una È ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale di Reggio Calabria, il sub di 28 anni. Che ieri, in una battuta di pesca nelle acque antistanti Zambrone, ha avvertito un malore. Ad accorgersi. Che qualcosa non andava è stato un compagno col quale era uscito in immersione. Il sub è stato portato sulla spiaggia dove a prestargli le prime cure è stato un bagnino, poi in eliambulanza all'ospedale di... Reggio Calabria, dove è ricoverato in prognosi riservata. È stata rintracciata e fermata in Danimarca Angela Farkas, ne dovremmo vedere una foto, donna che rivestiva uno dei ruoli principali nell'inchiesta, cioè ovvero nell'organizzazione, ecco, per eh, lo sfruttamento e il favoreggiamento della prostituzione, scoperta con l'inchiesta Stazioni a Luci Rosse, meglio con l'operazione Stazioni a Luci Rosse, che era del dicembre del 2016, era in Danimarca. All'epoca le indagini portarono alla luce un giro di prostituzione ad opera di varie donne straniere che, mh, soprattutto negli scali ferroviari del circondario di Reggio Calabria. Siamo allo sport, eh, oggi diciamo che si è chiuso il cerchio. Quello cioè eh, che la giustizia sportiva aveva iniziato a tracciare quando eh, è iniziato il processo sulle plusvalenze fittizie di Chievo e Cesena. È arrivata immediatamente la sentenza del Tribunale Federale Nazionale. Ieri la richiesta della procura di 15 punti di penalizzazione, né più né meno che quelli che erano stati chiesti per lo stesso motivo e eh, concessi applicati al Cesena, anche se oggi si è dichiarato il non doversi procedere. Ebbene, il Chievo se la cava con tre punti di penalizzazione, solo tre da scontarsi in questo campionato, in questa stagione calcistica, con un'ammenda di eh, 200.000 euro. La sanzione quindi è questa eh, e dispone anche tre mesi di squalifica per il presidente del Chievo, eh, Campedelli, per Michele Cordioli, Antonio Cardioli e Giuseppe Campedelli. Si tratta dei componenti del Consiglio d'amministrazione della società veronese. Ripeto, la richiesta della Procura era di 15 punti di penalizzazione al Chievo e 36 mesi. Di inibizione per il suo presidente, sentenza che è di primo grado, che è appellabile, però fa comprendere quale sia l'orientamento del resto. Eh, lo si era capito già da, da fine giugno, eh, quali fossero le, le idee, diciamo, da, da parte del governo del calcio che ha cercato in tutti i modi uno di salvare il Chievo, due di non creare un peric peric precedente pericoloso almeno per il momento, poi bisognerà vedere in futuro che decisioni verranno prese contro eventuali eh, reati dello stesso tipo, cioè di falso in bilancio per le società calcistiche, tre, fra l'altro una penalizzazione così lieve rispetto soprattutto alle richieste dell'accusa, dell diciamo serve anche per non mettersi in un'altra imbarazzante condizione, ovvero quella che eh, società ricorrenti, nella fattispecie, Ancora il Crotone, che quest'estate ha fatto il diavolo a 4 per essere riammesso in Serie A, possano mettere spalle al muro la federazione con una richiesta di maxi risarcimento in sede civile. Ma siccome ormai questo è il passato, diciamo così, e siccome la Serie B va avanti e il Crotone e il Cosenza vi sono iscritte e abbiamo da meno di 72 ore saputo che adesso il campionato sarà definitivamente a 19 squadre, oggi sono stati designati gli arbitri per il. Uh, per la quarta giornata, per le gare della quarta giornata che si giocheranno sabato, domenica e lunedì prossimi, perché il Crotone gioca di uh, lunedì dopo la sosta, dunque Cittadella Cosenza, le nostre due squadre sono entrambe impegnate in trasferta, possiamo tornare in studio a questo punto, Cittadella Cosenza sarà arbitrata da Marini di Roma 1, Bresmes e Muto gli assistenti, eh, Donda il quarto uomo, Livorno Crotone sarà invece il posticipo di questa giornata, si gioca lunedì sera all'Ardenza alle ore 21, Piccinini di Forri, il direttore di gara Capaldo e dei giudici, eh, gli assistenti. Meraviglia il quarto uomo. Da oggi pomeriggio, anche se due gare sono state già disputate ieri, iniziano. Si giocano gli altri, gli altri sei incontri. Gli ottavi di finale. Quindi proseguono più che iniziano, gli ottavi di finale del Memorial riga di tennis. Entrano in campo le prime sei. Teste di serie: altrettanti giocatori di seconda categoria, due dei quali, lo abbiamo già ricordato più volte, hanno classifica nel ranking dell'ATP dell e sono il numero uno. Eh, grazioso Andrea Grazioso di Cosenza e il numero 2 Niccolò Schidirò di Catania che è però il favorito per la vittoria finale si sale di livello eh, aumenta il livello spettacolare eh, soprattutto e eh, a, 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 ad incrementare lo stesso livello spettacolare contribuisce anche l'unico giocatore di casa del tennis club Valentino eh, di Crotone che è entrato negli ottavi vale a dire Giancarlo Zuzzo, finalista della prima edizione del Memorial Riga Francesca Travierz Teste di serie in campo negli ottavi di finale del secondo Memorial di Tennis intitolato a Gianfranco Riga. Sui due campi del Tennis Club Valentino di Crotone entrano in gioco tutti gli atleti di seconda categoria iscritti al torneo che a questo punto diventa davvero di buonissimo livello. Le prime due teste di serie per esempio hanno entrambe ranking ATP, non a caso Andrea Grazioso e Niccolò Schiriro sono i due tennisti più accreditati per la vittoria finale del torneo Città di Crotone. Più in generale, sono sei i tennisti di seconda categoria che si confronteranno con gli atleti provenienti dai precedenti turni di qualificazione. Uno spettacolo sempre più godibile, appassionante e bello a vedersi, a beneficio di un pubblico che sta assistendo sempre più numeroso agli incontri che si susseguono. E tra i qualificati agli ottavi c'è pure la testa di serie crotonese Giancarlo Zurzolo, punta di diamante del club che organizza e ospita la manifestazione. Siamo agli ottavi di finale. Eh... Abbiamo, abbiamo deciso di anticipare la partita Cavarretta-Giordano, che sono in campo in questo, in questo preciso istante, e a seguire giocheranno eh, De Franco e Mostoles. Siamo, siamo in perfetto ordine in quanto poi venerdì si giocheranno tutti quanti i quarti di finale. E sabato le semifinali e poi domenica ci sarà, ci sarà la finale. Gli incontri cui fa riferimento Zurgiolo si sono poi conclusi con la vittoria di Mostoles e di Giordano, i primi due tennisti ad approdare ai quarti di finale. Sta per scoccare l'ora di Francesca Rettondini, noi gli cediamo volentieri la linea e vi ricordiamo l'appuntamento col telegiornale alle 19.40. Grazie per averci seguito.